Ad Ariano la situazione è drammatica, sì, del mondo del carcere bisogna occuparsene. La situazione negli ultimi due anni è peggiorata. Do solo dei dati: 59 suicidi dall'inizio dell'anno, mai così tanto negli ultimi 30 anni. All'interno delle carceri ormai lo Stato ha perso assolutamente il controllo, non si capisce veramente più nulla. Gli eventi critici sono aumentati del 400%, i detenuti, quelli forti, appartenenti alle organizzazioni criminali, riescono a comandare e a gestire i traffici, sia gli interni che gli esterni. E i detenuti fragili, quelli evidentemente che non dovrebbero stare in galera, mi riferisco in modo particolare agli alcoldipendenti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, ne subiscono le conseguenze. Infatti sono loro quelli che si suicidano e sono anche loro quelli che sono utilizzati dalle organizzazioni criminali per picchiare un altro detenuto, picchiare un poliziotto. Una situazione che è diventata insostenibile. Ad Ariano la situazione è drammatica, sia per carenza organica sia per il fatto che ci sono eventi critici evidentemente quasi ogni giorno. E il problema è che servono interventi normativi, ma soprattutto serve che il mondo della politica prenda coscienza che del mondo del carcere bisogna occuparsene, perché fino ad oggi si dice che non se ne sono occupati o che non sono capaci. Io non so quale delle due, però la situazione è veramente drammatica. E di ieri un altro atto fatto, un blitz fatto in Senato, con una norma hanno previsto l'aumento del tetto massimo agli stipendi dei funzionari, come se il nostro capo del DAP avesse fatto bene, ed è l'unica norma che è stata introdotta. Serve una maggiore attenzione al mondo carcerario, ma serve soprattutto capire che nella galera, la galera deve essere il punto terminale di una carriera criminale per i delinquenti, ma non può essere considerata un immondezzaio sociale all'interno del quale si butta di tutto e di più, e poi le conseguenze sono quelle: 60 suicidi in 9 mesi.